Eder, Mech, Pallister. C'era una signora che ha detto che l'ha vista. E hanno collegato. Io e Liliana abbiamo incontrato parecchie volte, e una volta mi ricordo qua sulla Napoleonica, sulla passeggiata, che noi eravamo in bicicletta, lei era con un signore che stava passeggiando, poi un'altra volta ci siamo visti in treno, che io e Liliana stavamo tornando da un viaggio, e comunque la conosceva. Io la conosco e non è tipo da inventarsi delle cose. E lei ha visto un fantasma, non ha visto Lilli. Lilli è morta il giorno 14, secondo me, secondo tutti. Se è sicura di quello che ha visto, magari di ritornare magari in procura a ripetere queste sue affermazioni, tutto qua. Io invece la testimone la conosco, perché è Ilaria, conosco il papà. Infatti io ho parlato con lei poco tempo fa. L'ho incontrata e mi dice: sai, sono io quello che ha visto Liliana. Ah, tu sei? E non, io non sapevo. E io ho detto: ma se l'hai vista? E invece, da quello che ho sentito, lei l'ha vista in un autobus. Almeno sembra quello che ho capito io. E era vestita in un altro modo. Allora ho detto: allora non è. Il quarto grado ha commesso un errore clamoroso. Claudio Serpin faceva riferimento a una testimonianza avvenuta in piazza dell'ospedale il 22 dicembre, quindi zona ospedale maggiore. Quarto grado l'ha confusa con la testimonianza di Ilaria. Oltretutto quarto grado è andato a misurare la distanza tra il punto in cui localizza Liliana Ilaria e i posti in cui Claudio incontrava Liliana, senza considerare che invece il punto in cui Ilaria ha visto Liliana si trova a pochissimi metri dal magazzino di Sebastiano. Veniamo a quanto detto Sebastiano in televisione. Prima di tutto mi urta il fatto che abbia fatto il mio nome e cognome, non si fa, e cioè io ho piacere che uno parli della mia testimonianza e intanto che la riporti bene, e non è stata riportata bene, e quindi assolutamente mi dissocio da questa sua iniziativa. Poi sembra, da come l'ha riportata lui, che io sia a favore dell'uno o dell'altro, insomma le testimonianze sono neutrali, e poi che gli avvocati ne traggano quello che vogliono, insomma mi interessa che si arrivi alla verità. Sebastiano non l'ho incontrato di proposito, ma per caso, tornavo il 19 luglio, me lo sono anche segnato, a casa, e l'ho incontrato più o meno là di Piazza Garibaldi, così per caso, insomma non lo vedevo da molto tempo, quindi gli ho fatto le mie condoglianze e ho detto che ero rimasta sconvolta ovviamente dalla notizia, e che visto che era passato ormai tanto tempo, ho detto vabbè, saprà che sono una dei testimoni, il suo avvocato avrà letto il fascicolo. Gorizia è molto piccola, quindi voglio dire, ci si conosce, e quindi io ho detto beh, saprai che insomma l'ho vista il 14 sera. Fra l'altro quarto grado continuano a riportare la data del 23 dicembre, che è quella della mia prima deposizione, ma come ho sempre ribadito, poi sono riuscita a ricostruire con quella che per me è certezza, lo dico sempre, io sono certa di questo, ma sono aperta anche a qualsiasi rilievo, insomma, che mi vogliono fare, ma non è la data del 23, ma la data del 14 sera che l'ho vista. E quindi 19 luglio l'ho incontrato per caso e abbiamo parlato semplicemente di questo, del fatto che ero rimasta sconvolta di questa cosa, che l'avevo vista, ma non gli ho detto com'era vestita, né tantomeno gli ho detto che l'ho vista sull'autobus. Non l'ho assolutamente vista sull'autobus, probabilmente si sarà confuso leggendo la testimonianza del 23, dove dicevo che presumevo di essere scesa dall'autobus perché mi trovavo, non riuscivo a capire come mi fossi ritrovata in quell'angolo con quelle borse pesanti, e quindi dicevo non potevo essere arrivata a piedi, ma dovevo essere arrivata in autobus. Poi invece alla fine avevo parcheggiato in via del Ghirlandaio e avevo parcheggiato la macchina. Cose che ha detto giuste sono che l'avevo incontrato una volta, lui e Liliana, li avevo incontrati sulla Napoleonica, che ero con i miei zii, e che ci eravamo un attimo fermati a parlare delle loro bici elettriche, e dopo che li avevo incontrati, soprattutto diciamo ho avuto modo di parlare con loro più a lungo sul treno che mi portava dal Friuli al Veneto, e quindi non era per loro un viaggio di ritorno, ma era un viaggio come me di andata, non mi ricordo dove andavano, in Veneto da qualche parte, forse a vedere una mostra, farsi un giro, insomma sono scesi prima di me, e quindi questo è vero. Però sì, il resto Sebastiano ha fatto un po' di confusione, ecco, e tutto qua. Ne parliamo dopo.
Per me arabo. Io Ilaria mai sentita né conosciuta, ma che sia la testimone del 22 o questa. Entrambe hanno visto un fantasma perché Liliana è morta il 14. Ne parlavo anche venerdì con Sergio. Se non fosse morta il 14 si sarebbe spaccata pur di avvisare me o suo fratello e non farci preoccupare. Se non l'ha fatto è perché era morta o qualcuno glielo impediva. Allora, l'ho già detto, dichiarato, le cantine e le soffitte erano semplicemente una cantina e una soffitta, delle quali non avevamo più le chiavi da fine estate, perciò in agosto abbiamo reso le chiavi perché il legittimo proprietario le ha messe in vendita, per cui a dicembre, a gennaio, cioè dopo di agosto, la cantina e la soffitta erano completamente fuori gioco, perché nessuno ne aveva le chiavi, erano state vendute e cambiate probabilmente le serrature. Amen. Questo è il concetto. Ci vediamo comunque. Ancora spero che non sia lei. E poi quello sconvolgente che hanno trovato questo corpo in questo contesto così, cosa sia successo, chi può avergli fatto del male. Ci sono troppe domande, capisci, che non riesco a trovare risposte. Claudio Serpina avrebbe indicato dove cercare Liliana. Questo non lo sapevo, perché ciò... Lui ha qualche idea, un dolore, guarda, incredibile. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.